Bene. Allora, oggi entriamo a gamba tesa sulla Shell e cominciamo a lavorare come si lavora seriamente con i computer e non come usandoli come tostapane aumentati. Quindi devo scegliere tra di voi un guidatore. Guidatore significa uno che si mette lì, apre una shell, possibilmente con bash sopra, in maniera che e facciamo le cose insieme. Chi lo vuole fare? No, non va a calcare, no, tutti insieme, uno alla volta. Chi è disponibile? Chi ha una shell aperta? Chi? Chi ha la migliore connessione di questi tempi dovrebbe essere la domanda. Alla Dispoli non lo so com'è. Vabbè, Sheila da Città del Messico è, secondo me, è quella più. È con la migliore connessione. No, c'è troppo ritardo. Ecco, è sparita. Ok. Beh, mi tocca farlo a me o a Davide? No, beh, o te o Davide non so, chi di voi, per me va bene chiunque, purché abbiate una. Io però mi astengo che assomiglio più a un pupazzo di neve che a una persona. Ah, è per questo che non ti fai vedere con la telecamera, eh? Esatto. Ah, vabbè. Io non so quanto vuole iniziare con me No, con te non lo voglio fare perché tu vai troppo veloce e premi return prima che io abbia detto premi return. E quindi di solito cancelli tutto e ricominci da capo. Se mi Eh? serve una shell posso provare io, maestro. Dai, Leonardo, ma a te non ti si riesce a vedere, la tua telecamera non è funzionante. Allora, rip. Eh? No, 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 va benissimo, dai, dai Leonardo, però. Ma questa non è una bash, questo è il command.com È di la DOS. shell. Ho Già io ho preso un colpo capito. al maestro. Ma che ci facciamo con Ah, ok. questa? Questa è come usare una Quindi non 500 posso. quando ci serve la Ferrari. Ah, Niente, ci ok, vuole scusa. qualcuno con la bash, con la shell bash. Quello è un goppa bash. Io non volevo prendere il comando come al Ma è una solito. vecchia, dai, Male. Davide, su, forza, che Maestro. sono passati 14 minuti da quando ho cominciato. 14 anni sono passati. Appunto. E io perché maestro ce l'ho l'altro computer, se no magari. Vedete qualcosa? Se no potevi fare tu, ma a me volentieri, ma. Vedete qualche roba? Sì, Vedete si troppo, vede, si Davide. vede. Troppo. Anzi, fai una cosa, ingrandisci un pochino il carattere così vediamo tutti. Ok. Sto vedendo un po' la latenza, com'è abbastanza schifo, però vabbè. Vabbè, ma guarda che la latenza delle dita è più alta della latenza di Jitsi. Dunque, allora, questo qua è un emulatore di terminale. Quindi è un emulatore della vecchia, diciamo, delle interfacce non grafiche dei computer, tuttora esistente, questo è un suo pregio. E la cosa è che sopra, allora, l'emulatore di terminale è il rettangolo nero, no? L'emulatore di terminale a sua volta fa partire un altro software, un programma che si chiama Shell, l'abbiamo vista, si chiama la conchiglia, no? Che è, diciamo, che dà all'utente la possibilità di interagire col computer attraverso comandi testuali, quello che si chiama la command line interface, la linea di comando. Allora, Davide, mettiti in un
in un punto, allora, nella Shell si danno comandi testuali alla macchina. Come funzionano i comandi testuali? I comandi testuali sono dei programmi che la macchina fa partire e che eseguono varie cose. Per esempio, il primo comando che possiamo fare è quello di creare una cartella all'interno del disco, no? Una cosa, mi muovo un attimo una cartella un po' più. Appunto, un po' più protetta, se no qua facciamo potacci in mezzo alla strada. Ok, vedete che Davide sta già facendo dei comandi. Come quelli CD e qua spiega un po' di cose, Davide, se no qua nessuno capisce niente. Io ho detto mi muovo solo nella posizione, non ho detto che fatto. No, Davide, ha fatto tutto, fa. No, il problema è questo. Allora, lui sta facendo dei comandi. Per esempio, il primo comando che ha fatto è LS. LS è la lista allora, bisogna pensare che la shell si muove all'interno delle cartelle del computer, è completamente diversa da quella che è la vostra percezione, per esempio, da una shell grafica, che è la shell, che è la shell che normalmente usate. Per esempio, avete un browser in cui voi vedete tutte le cartelle, no? Poi potete entrare dentro ciascuna cartella e si apre un altro browser e avete delle altre cartelle. Nella linea di comando, siccome non vedete niente, per vedere dovete, è come l'equivalente di aprire una finestra, dovete fare dei comandi. LS è un comando che vi fa l'elenco delle cose che si trovano in una cartella. Quindi, per esempio, se voi guardate dall'alto verso il basso, aspetta a fare il clear, Eh sì, stavo Davide, aspettando, infatti avevo selezionato vedete che ci quello. sono LS elenca varie cartelle, Davide tedesco, Smerm, Burtse, bla bla bla, eccetera eccetera. Facendo CD Smerm, cioè cambia directory, le cartelle in gergo, Command Line Interface si chiamano directory. CD Smerm lo fa entrare dentro la directory Smerm, che è una di quelle che stava vedendo sopra, e dentro quella cartella fa LS, c'è un'altra cartella che è BN tedesco. Entra dentro quella cartella e dentro quella cartella ci stanno tutta una serie di cartelle e così via, così. Entra dentro una di quelle cartelle che è Fondamenti di Informatica e dentro quelle cartelle ci stanno altre tre cartelle e così via. Naturalmente questo passaggio, si poteva fare anche in una botta sola. Per esempio, scusami, fai una cosa, No, no, no. basta che fai CD, no, basta che fai CD ritorna alla base, perché CD senza niente ritorna a casa, ok? Allora, adesso fai CD GitLab, poi slash smerm, slash BN tedesco, slash fondamenti di informatica, slash non so dove sei andato nel 2016. Ok, no, è il 2 che no. Ah sì, giusto. Ok, qua cosa c'è? Fai ls, qui c'è solo questo file readme, che è il file della lezione di oggi. Ora, per esempio, se volete sapere dove siete all'interno del disco, qui c'è un altro comando che è pwd, Present Working Directory. Vai, che vi dice, mi trovo qui nella directory slash, tutte le directory sono divise da uno slash e lo slash iniziale è la radice del disco, cioè è l'inizio,
Poi quindi lui si trova nella cartella user, che dentro c'è una cartella Davide, che dentro c'è una cartella GitLab, che dentro c'è una cartella SMERM, che dentro c'è una cartella BND e così via, ok? E qua dentro c'è un file, non c'è nessuna cartella. Se lui prova a fare cd dentro readme.md, guarda un po' che succede. No, readme. readme.md. Quello lì, il file che c'è. Dice non è una cartella, io non ci posso entrare. Quindi lì finisce il gioco. Adesso, readme è un file, ok? Quindi sostanzialmente ci ritroviamo nella stessa situazione nella quale ci ritroviamo con le cartelle nell'interfaccia grafica, ok? Solo che qua appunto ci muoviamo attraverso comandi di testo. Allora, guardate come sono fatti questi comandi. Questi comandi sono generalmente dei comandi che hanno la prima cosa è il comando in sé. Per esempio, ls, fai ls, scrivi ls, vai invio. Ok. Lui ha eseguito un programma, il programma è ls, vi posso far vedere anche dov'è. Fai ls spazio meno l, poi spiegherò, spazio slash bin slash ls. Ok, si trova nella cartella bin dalla radice del disco, ok, ed è un comando, è un programma vero e proprio. Va bene? Ora, quindi tutti i comandi che eseguite da riga di comando sono dei programmi, sono dei pezzettini di software, vedete, molto rispetto ai programmi che conoscete voi, questo è un programma da 38K e per essere che è un programma da 38K fa un sacco di roba. Ora, guardate com'è la struttura di questo comando. Io gli ho detto scrivi ls spazio meno l spazio argomento. In generale i comandi possono essere o da soli, come quando lui esegue ls o pwd, eccetera, eccetera, oppure avere degli argomenti. Gli argomenti possono essere di due tipi, possono essere delle opzioni. Le opzioni sono dei flag cioè sono, ecco, meno L è un'opzione. Di solito sono sempre preceduti da un meno, a volte da un meno meno. Per esempio, non so se funziona, ls meno meno version, la versione di ls. No, non funziona perché è un'opzione illegale. Però ls meno meno help, pure questa è illegale, ammazza, abbiamo beccato tutte illegali. Però vedete che vi fa vedere tutte le opzioni possibili ed immaginabili di ls. Guardate quante sono, A maiuscola, B maiuscola, queste sono tutte singole opzioni, ciascuna lettera. Meno h, meno h. Non fa una mazza, non so bene che cosa faccia, meno h. Comunque, per esempio, da linea di comando, se volete sapere che cosa fa meno h, c'è un altro comando, che è il comando man, che vi dà la pagina di manuale di ls. Quindi uno scrive man ls e lui ti dice come funziona ls. Che cosa fa ls? Fa la lista dei directory contenuti, c'ha tutte quelle opzioni e poi spiega tutte le opzioni che cosa fanno. Fammi vedere che cosa fa meno h, tanto per... Allora, qui state dentro un paginatore, come dici? No, 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 perché non ha detto che è sbagliato, non ha fatto niente, c'è h minuscola, eccola qua, h minuscola. Quando è usata con la meno L,
Voglio vedere ingrandito oppure no? Sì, è Sì, ingrandito, 30. sì. Sì, allora, meno A, la Madonna da Pompei, va bene. Benissimo, meraviglioso, così posso usare, posso andare anche senza occhiali. Ma meno H minuscolo deve essere usato, se è usato con la opzione meno L, quindi usando la solo meno H, non succede niente. Adesso per uscire, qua state dentro, sta dentro un paginatore, quindi per andare in su si fa U, per andare in giù si fa... Si preme la lettera D e per uscire si preme la lettera Q. Ecco. Comunque E la lettera. professore, la sua meno version funziona in Ubuntu, forse questo perché è un Mac di cui lo sto usando io. Ah, è vero, Però ma i Mac su sono Ubuntu dei non funziona. merdosi, questa è la verità. Questo funziona tutto, giusto, c'ha ragione. C'ha ragione Mauro. Vero? Forse sì, in modo diverso, tipo meno V o meno No, V. no, è vero, funziona benissimo. Meno help funziona benissimo e funziona. Aspetta, adesso verifico, funziona anche meno version. Sì, adesso funziona. Sì, signore, funziona pure meno version. Abbasso i Mac. Sì. Se riuscite a fare casino dappertutto voi, mo. No, questo, vedi, non funziona mentre da noi sì, perché noi usiamo la versione GNU di LS che è più figa. Ma no, ma che sei matto? Non ci prova nemmeno. Vabbè, lasciamo perdere, non complichiamo troppo le cose. Ci siete fino a qua? È tutto chiaro? Ci sono domande? Ci sono problemi? Ok, Ma abbastanza chiaro. allora. Ok, quindi i comandi funzionano in questo modo. Ci sono alcune cose da notare. La shell bash è una shell, diciamo, moderna, cioè una trentina d'anni, però è considerata moderna. Ha delle cose che aiutano la digitazione. Una di queste, per esempio, è l'autocompletion, cioè il completamento del comando. Allora, questa cosa qua funziona in questo modo qua. È una stupidaggine, ma saperlo è molto utile. L'ha usata Davide, avete visto come digitava velocemente? La verità è che non digitava una mazza, premeva soltanto il comando, il carattere tab, no? Cioè, per esempio, adesso se tu scrivi, Davide, scrivi ls, R maiuscola, e poi adesso premi il comando tab. Ecco, premendo il comando tab, lui completa il comando. In realtà te lo avrebbe completato anche senza la R maiuscola, perché qua questo è un file. Unico file. È un unico file. Adesso però cominciamo a fare porcherie serie, così ci divertiamo. Se per esempio adesso creiamo una cartella dentro questa cartella con scritto potacci, A me per porcherie. esempio tab non funziona, non fa niente. Dunque con bash, tu c'hai bash? Sì, c'è un'installazione su Windows, diciamo, una specie di emulatore. Ma è Git Bash, dici. Quale c'hai di emulatore? Perché il problema è un. Cioè, è sicuramente Bash la shell? Che tu sappia? Diciamo che fino adesso tutto quello che avete fatto voi io sono riuscito a copiarlo sempre Funzionava. lo stesso risultato, quindi penso di sì. Però l'autocompletamento non ti funziona? No. No, Ma magari hai la ritmi, cioè, di possibilitaggine, non ce no, l'ha. no, lo devi. Ecco, l'autocompletamento funziona soltanto su cose completabili. Per esempio, adesso, ok, Davide ha scritto, adesso creerà una cartella
Francesco, vuoi dire qualcosa? No, non ho capito. Cioè, mi è comparso una scritta: Francesco would like to speak. No, perché stavo digitando e stavo. Ah, ok, va bene, d'accordo. Allora, adesso Davide crea una cartella, creala, fa invio. Adesso qua abbiamo due cose, no? Adesso se lui fa ls. Allora, se lui fa ls spazio n minuscolo e poi tab, lui completa su new folder. Cioè, l'autocompletamento funziona soltanto in caso di non equivocità della cosa. Per cui fa invio e adesso se invece fai ls R maiuscolo, lui completa su readme. Se fai invio e poi se fai ls e tabbi due volte, non una volta sola, in uno stato di che contiene più cose, allora lui ti fa vedere quali sono le possibilità. Sostanzialmente ti fa Ok, l'ls è prima di risolto fare allora, è risolto. Cioè, che cos'era il problema? Ah, Non avevo il file readme ecco, no, no, completo, certo, cioè nel il senso che adesso ho creato la completamento. cartella e me lo fa fare. Ok, il completamento viene fatto soltanto sulle possibilità esistenti, no? Cioè, ti dà, se non hai cartelle dentro il file, non completa niente. Capisci? Allora, però ci sono delle cose in più, il completamento fa più di questo. Per esempio, ci sono dei comandi che hanno il seguito che autocompleta. Oppure, ecco, se io faccio solo L qua, scrivi L, adesso fai tab, non succede niente. Ecco, ti dice, vuoi vedere tutte 147? Ci sono 147 comandi che cominciano con la L, tu digli sì, yes. E ti fa vedere tutto. Ok? Questi sono tutti i comandi che cominciano con la S. Capito? Naturalmente, appunto, se fai Q. E adesso se fai, per esempio, invece che L scrivi G e completi. No, non solo la G, non solo G perché G è un po' troppo. Q, G. Fai un po' di tab, ok. Vedete che ci sono tutti i comandi che cominciano con G e I. Ok? Adesso uno di questi comandi, che poi è uno che vedremo perché lo usiamo tanto, è appunto git, no? E git ha dentro di sé il meccanismo di autocompletamento della bash, perché il meccanismo di autocompletamento è una libreria a parte. Che Bash usa, ma che usano anche molti comandi. Per esempio, Git lo usa. Se voi fate Git, scrivi Git CO, prova a completare questo. No, non completa, come non detto, basta, scusate, ho sbagliato. Fai COM, COMM, a te non completa, a me completa, va bene. Se vede che qua stiamo. Una domanda su riguardo tutto questo, ma se noi vogliamo sapere i comandi, faccio un esempio, ad esempio mi sono messo LaTeX e voglio sapere tutto quello che posso fare, come mi guardi i comandi di una cosa specifica che non conosco? Allora, il problema è questo. Questo è uno dei punti deboli delle cartelle, ma d'altra parte si replica esattamente uguale nelle shell a finestra. Non è che le finestre risolvono una mazza da questo punto di vista. Il problema dei comandi è che bisogna conoscerli. E come si fa a conoscerli? Allora, per esempio, uno dei comandi che
che vi permette di conoscere i comandi è apropos. Fai segretaria, scriva apropos spazio, no, senza e finale. Per esempio, volete sapere tutte le cose che riguardano i file, tutti i comandi che riguardano i file, perché non sapete bene, volete fare la lista dei file e non sapete come si fa. Allora, scrivi apropos file, vai. Oh, e naturalmente ti tira fuori una montagna di roba. Da lì in poi, adesso qua ce ne stanno a quintalate, mi pare, no? Se vai avanti. Finito. Ah no, devi fare... fai giù, vai giù. Questo non è molto... Ci dovrebbe anche essere LS a un certo punto, solo che è tutto... Questi sono... Tra l'altro, questi sono, non sono tanto comandi quanto librerie, per esempio, di Perl, del linguaggio Perl. Per cui, vabbè, stiamo per cicoria. Però è per questo che i comandi... Vedete, qua ci sono dei comandi. Allora, i comandi sono tutti quelli che sono tra parentesi 1 o perché gli altri sono altre cose. Tra parentesi 8 sono i comandi di sistema che voi non potete fare tipicamente, a meno di non essere super utenti. E tutti questi sono comandi possibili. E hanno tutti a che vedere con i file, per cui non è che c'è poco da azzazzare. Qui, però, per esempio... Beh, a un certo punto arriverai alla L, no? Ci sarà LS, si spera. Ecco, compare, sono tutta una serie di comandi, eccetera, eccetera. Mo, se arrivi alla L, vediamo se ci mette almeno, se ha la buona creanza di mettere LS. LS, WFS. No, non c'è LS? È ridicola sta cosa. Che meraviglia. Vabbè, questa è la... No, però questi sono tutti i comandi. Vabbè, Come? Dico, no, la risposta l'ho tenuta. Sì, è una risposta piuttosto poco probante. Fai Q. Oh, in generale, allora, ci sono vari... ci sono vari modelli di documentazione interna nei sistemi a linea di comando. Uno è quello che abbiamo appena visto, è la pagina di manuale per quanto riguarda il comando. Il problema di questo è che devi sapere come si chiama il comando. Per cui vi devo dire, i comandi più usati, più comuni, che sono quelli che vedremo oggi, cioè ve li dovete imparare a memoria, perché no? Poi dopodiché io, per esempio, le opzioni di LS non le so, sono 2000, ne so alcune che sono quelle che servono sempre e quelle più esoteriche non le conosco e non me ne frega niente, capite? Allora, LS è sicuramente uno. Adesso vedremo degli altri comandi, ma per rispondere alla domanda di Luca, per esempio, se tu vuoi sapere tutto di LaTeX, una cosa che puoi provare è fare man LaTeX. No, no, non completa, perché ok. Oh, e lui ti dice subito, guarda che sta pagina di manuale è uno scheletro. Se vuoi veramente imparare a usare LaTeX, vatti a guardare il libro Document Preparation System LaTeX, che è un libro che credo che sia disponibile pubblicamente, eccetera, eccetera. Se vai in fondo, fai G maiuscola per andare in fondo. Ok, ci sono anche delle altre pagine di manuale, vedete, vedi anche AMS Tech, Lua Tech, PDF Tech,
P-Tech, eccetera, eccetera. Ok? Poi ci sono tutti i riferimenti, eccetera, eccetera. In realtà c'è anche un altro sistema di documentazione che però non so se tu c'hai, Davide, possiamo provare, che è Info LaTeX. Però questo replica esattamente la pagina di manuale. Adesso fai, oddio, questo come si esce da qua? Ctrl Q, Ctrl C, Ctrl Q, Ctrl C. Ok, allora puoi provare a fare Info LaTeX 2E perché è una versione particolare. Non so se è la stessa. Ecco, qua lui va nel sistema, in un altro sistema di documentazione, che è un sistema che è il precursore dell'HTML. Cioè qui voi potete andare sui menu asteriscati sotto, però lui non ha trovato il nodo LaTeX, però vi dice tutti quelli che ha trovato. Allora c'è Emacs, c'è questo, c'è quell'altro, bla bla bla. E qui potete trovare altra informazione, ma non su quello che vi serve, sostanzialmente. Se cercavate LaTeX. Però ad esempio l'ho appena fatto con Faust e è uscita tutta roba che effettivamente non conoscevo. Cioè, Man Faust hai fatto o Info Faust? No, non Faust. Probabilmente, Davide, se ce l'hai pure tu, Faust, come sicuramente. No, Faust non ci avrà la pagina info, perché la pagina info. Però sì, la pagina di manuale di Faust, cioè tutti i comandi hanno pagine di manuale. Ok? Quindi, Mauro, volevi dire qualcosa? Scusate, ma parlate di Faust, il linguaggio di programmazione, quello audio? Sì, Stavate parlando, cioè no, Faust. non quello di Goethe. No, no. Ah, ok, ma quanto è questo, non mi interrompo, ma quanto è difficile? Non ho mai provato ad aprirlo, però volevo sapere questa cosa, cioè, è una cosa che entri in un inferno con il nome, non vale la pena provare ad aprirlo, maestro, mi dica la verità. Io la devo dire? Esatto. Noi qua abbiamo. Allora, dunque, tu sai, Mauro, che noi combattiamo guerre di religione, nel senso che qui ci stanno i sacerdoti di Fausto, Davide, Luca, eccetera, eccetera. Beh, sono i sacerdoti di secondo ordine, poi c'è cioè, il sacerdote di primo ordine, è il maestro Giuseppe Silvi, che è il docente che Bella tua più. zona, maestro. Eh? Dico no, ognuno di noi, vabbè, c'ha anche la sua cappella, la mia è Fausta la Dispoli. E beh, ma Giuseppe Silvi c'ha il No, papato io di da me. Palombara Sabina, No, adesso per essere seri, Fausta è un linguaggio molto, molto sintetico, ma estremamente espressivo. Per fare certe cose, cioè il problema, questo è una cosa che spiego a tutti gli studenti il primo giorno che entrano. Il problema di queste cose è capire per che cosa sono state fatte e per che cosa vanno usate. Non c'è niente che è meglio o peggio di un'altra cosa. Il punto è che Faust ha dei punti estremamente importanti per quanto riguarda la realizzazione di strumenti operanti in tempo reale, perché è al contrario, per esempio, di Pure Data o Max MSP, è un linguaggio che scala molto bene, cioè si può. Scalare, la scalabilità di un linguaggio è quando passare da cose semplici a cose complicate è abbastanza diciamo lineare come aumento della complessità.
trovo che, però poi appunto faccio parte di una congrega e di una setta, trovo che Pure Data, per esempio, scala molto meno bene e Max altrettanto, non scalano bene sulla complessità. Faust forse ha il problema di un biglietto d'ingresso piuttosto costoso, nel senso che imparare a capire la logica con la quale si muove è abbastanza difficile, ma insomma non impossibile. Appunto qui abbiamo numerosi cappellani Allora avverto che c'è un'altra testa qua dentro che è Super Collider, di Vabbè, un'altra testa. certo. No, ma Super Collider anche è un'altra setta, un'altra chiesa. Allora, il problema qual è? È che per esempio Super Collider è molto utile, è molto, per esempio, per cose come live coding o cose di questo tipo. Però devo dire sinceramente che per esempio come strumento proprio specificamente compositivo, io faccio fatica a sostituire C-Sound con Super Collider, nel senso che boh, lo stiamo facendo con gli studenti del primo anno a grande richiesta, ma è estremamente ostico. Possiamo anche dire che C-Sound invece, essendo una roba all'antica, usa, perché tutti questi strumenti. Tutti questi strumenti usano delle metafore di riferimento, no? Allora, la metafora di riferimento di C-Sound, che è l'orchestra con la partitura, è una metafora estremamente tradizionale. Per esempio, se uno deve con C-Sound fare dei processi di controllo che elaborano gruppi di note tutte insieme, è piuttosto complicato farla con solo C-Sound, ma siccome C-Sound, e questo è un argomento che affronteremo anche noi, parla con un linguaggio che è tutto in file testuali, è facilissimo da interfacciare con linguaggi generici tipo Python o Ruby o Perl o quello che vi pare. Quindi alla fine C-Sound è utilizzabilissimo, per esempio, come assembler di ultimo stadio, compilatore di suono, no? Una volta che uno. E quindi dal punto di vista compositivo sembra più potente. Mi sembra, questo però. Naturalmente, se parliamo invece di live electronics, cioè di elettronica dal vivo, live coding, oppure, cosa volevo dire, di installazioni sonore, eccetera, eccetera, secondo me Super Collider è più appropriato. Per capire se ho interpretato male, Faust, se non sbaglio, chiedo appunto a voi, è esempio per crearsi un proprio DSP, per creare un proprio effetto, a quanto ho capito è potentissimo, molto più leggero, e poi alla fine un prodotto finale che può essere utilizzato ad esempio pure su altre piattaforme come se fosse un plugin, se non erro, giusto? Cioè, a quanto ho capito, Esatto, è giusto. Beh, parte su Super Collider a un prodotto finale alla fine. no, Super Collider non fa un prodotto finale. No, Super no, dico Collider Faust, Faust intendo, sì, perché scusate. Faust ha un'architettura molto intelligente. Cioè, Faust sostanzialmente combina insieme dei pezzi di codice che sono preconfezionati, che sono i codici di architettura, con codice che scrivi tu, però li compila tutti insieme, non sono plugin, non sono cose, eccetera, li compila tutti insieme e realizza degli oggetti standalone, che possono essere o standalone oppure plugin di Pure Data, di Max MSP, di C-Sound, di qualsiasi cosa.
Da questo punto di vista è molto furbo, come è molto. di oggettini che poi però se non no Non ho scusate capito. no Di Luca. dicevo vederlo così è farsi la collezione di oggettini che poi sono inutili, cioè quello che mi lascia perplesso è per noi che siamo un po' vecchietti capire il trucco dietro queste cose, cioè magari per un senso più critico il fatto che Fausto sia spinto a voler spingere un utente a crearsi il suo plugin OST. E capisco che è più importante crearsi un ambiente dove gestire la propria composizione, magari piuttosto a un utente che si approccia a Faust come primo linguaggio di programmazione, come prima cosa, è un'idea che quello è figo perché vedo poi le cose che carico dentro Ableton Live. No, Secondo me, boh, mi ma fa. Luca, però posso dire adesso, io vi devo dire, gli strumenti servono per fare cose diverse. Allora, il problema è, uno dei problemi che avete voi, che abbiamo noi, che abbiamo tutti, è azzeccare lo strumento giusto per fare quello che volete fare in quel momento. Perché la possibilità di sbagliare è effettivamente elevata e sbagliando strumento fate più fatica di quello che dovreste fare e fare più fatica significa condizionare l'immaginazione. Quindi non riuscite a immaginare delle cose perché state attaccando filetti a destra a manca oppure non riuscite a immaginare delle cose perché siccome l'azione è in tempo reale è costretta dal numero di dita che avete o cose di questo tipo. Cioè, in linea generale, bisogna stare molto attenti a quali sono gli strumenti che si utilizzano nel fare le cose, perché è come se appunto andate a avvitare le viti a croce con la chiave inglese, beh, è molto difficile. D'altra parte, avvitare un bullone con un cacciavite a croce altrettanto. Quindi non è che e qua stiamo discutendo se sono meglio i cacciaviti a croce o le chiavi inglesi. Non saprei. Voi avete una risposta a questa domanda? Gabriella, secondo me, ce l'ha. Cosa è meglio, cacciavite a croce o chiave inglese? Forse chiavi inglesi perché sono un po' meno cattoliche. Allora, io ho un problema con le brugole. Va bene. Quindi il cacciavite a croce a stella è uguale. Però quello piatto può essere utilizzato pure per la stella, quindi sempre piatto. Piatto piccolo però, perché se no dopo il piatto Non troppo troppo grande. piccolo perché sennò poi spanni la vite. Comunque, capite che cioè, l'approccio nel confronto di questi strumenti. Ecco, questo fa parte abbastanza, diciamo, di un approccio professionale ai computer. Cioè, bisogna capire che questi sono strumenti professionali, quindi bisogna spogliarsi da tutto come posso dire? Da tutta la melma che è legata molto appunto a prodotti di consumo, per la musica di consumo, eccetera, eccetera, che vabbè, hanno problemi di marketing, non hanno problemi non hanno questo tipo di problemi qua, che sono problemi di ordine diverso, ecco, questa è la questione. Vogliamo tornare al nostro. Dove siamo adesso? Fai PWD? Siamo nella cartella giusta. Ok, LS, scusami. Qua stiamo sempre a fare gli stessi. No, L non esiste. Ok, adesso andiamo dentro il folder e vediamo alcune altre proprietà dei nostri comandi. Allora, c'è un comando che apparentemente sembra totalmente idiota. E che è il comando echo con la H, ECHO. Allora scrivi echo ciao, invio. Bene, diciamo che il comando questo è quello che fa l'eco
degli argomenti. Ok? Voi dite sì, ma ci sta Pia in giro, cioè, e questo che ci facciamo con questo? Allora, adesso facciamo, possiamo creare 1.000 file in una volta? Ecco, sì. Allora fai x, scrivi x uguale, x uguale 0, spazio, while. Adesso vi faccio vedere che cosa può fare, while x meno lt, less than, spazio 1000, spazio do. Aspetta un attimo, scusami, questo deve essere fra... No, boh, forse no. Vai, invio. Invio. No, un po' troppo invio. Aspetta, riprendi il comando, fai freccia in su, lo riprende. Un invio solo. Beh, che fa? Così? Scusa, echo dollaro x. Non c'è niente. Allora, aspetta, facciamo le cose fatte bene. Torna su. Ecco, intanto attacca l'uguale con la x perché non, mi sa che non piace questo stacco. E poi anche lo 0. Oh, poi, dopo il while, mettici una parentesi quadra, perché spazio, no, spazio, parentesi quadra, spazio. Aia, se lo siamo perso. Ok, e poi la parentesi quadra la chiudi dopo il 1000. Perché la parentesi quadra aperta è un comando, che è il test. Ok, fai invio. Come sarebbe a dire? Scusami, metti un punto e virgola dopo x uguale 0. Mo com'è sta cosa? Mo non so più buono a fare i comandi. Invio. Oh, ecco qua. Allora, qui ci mettiamo n uguale, dopo vi spiego tutto, dollaro, aperta parentesi, printf, spazio, aperte virgolette, %03d, no, no, 03d, questo vuol dire un digit con zero padded con i zeri davanti. Chiudi la e poi mettici spazio dollaro x. Chiusa parentesi, vai a capo e qui ci scrivi echo file dollaro, no, tutto attaccato però, file dollaro n, spazio, adesso superiore, maggiore. Vi ricordate che maggiore significa mettilo dentro un file e questo file si chiama file $n. Invio. Done. Invio. Ecco, a posto. Che ho fatto di male? File ls, non c'è niente, vero qua? No. Perché non gli piace? Ah no, poi mi manca un'altra cosa. A parte che mi manca un'altra cosa, ma qual è? Cos'è che non gli piace? Allora, torna indietro.
Allora, questo adesso ve lo fa... No, no, fermo. Questo qui ve lo sta facendo vedere tutto uno dietro l'altro. I comandi uno dietro l'altro. Però non vedo che cosa c'è di sbagliato a dirvela tutta. Qui mette un punto e virgola da solo, quindi quando fa No, scusami, c'è un altro problema. Il while, sì, ci mette lui, punti e virgola, fa tutto lui. Il while è aperta quadra, dollaro x meno less than, e poi ci manca anche un altro pezzo. Scusami, sto un po' troppo. dollaro No, x. no, deve essere dollaro x tutto attaccato e devi staccarlo dalla parentesi quadra. Ok. Adesso vai avanti, vai in fondo, dopo il file tal dei tali, no? Ecco qui, prima del don, aggiungici un altro comando che è let x, spazio x, uguale, no, tutto attaccato, dollaro x più 1, se no qua non andiamo avanti, punto e virgola. Bene, a posto, fai invio. Mettere il punto e virgola? No, no, va bene così. Ma perché mi dice che è sbagliato? Cosa c'ha di sbagliato? Qual è il problema? Boh, non lo vedo. Scusate, lo provo a fare io per conto mio. Provo una cosa online, Che... No. less than 10. Do. Echo dollaro x let, Sherlock mi dà lo stesso errore. aspetta che mo provo io, let x più 1 don, è vero, ma non è, è do don, che scusa, bash. Il while non funziona più, il while non ce l'abbiamo più. While list do done. E che problema c'è? Dollaro x meno less than di 10. 1. Questo che cosa sarebbe? Una sorta di C No, no, ricorso? questo è il linguaggio della shell, perché la shell è un linguaggio di programmazione. Poi vi faccio vedere alcune cosette che forse... ecco, dollaro... No, il problema però è che non capisco perché mi fa... Dov'è che sbaglio? Ci vuole un altro punto? Aspetta, eh. Questo. Reset non si può sparare in nessun modo i... Eccolo, scusami, il punto e virgola va da un'altra parte. Aspetta, allora dunque, il punto e virgola va dopo la parentesi quadra e non dopo il do. Dopo il do non ci vuole il punto e virgola. Qui ci va un punto e virgola e qua non ci va. Ok, invio. Mazza, mazza quanto ci mette. E perché ci mette tutto sto tempo? Ok, adesso fai ls. Ok, lui ha creato 1000 Però non sono 1000, dovrebbero essere 1001. file. No, sono 1000 perché come hai visto sono da 000 fino a 999, te ci ho fregato. Perché?
Perché? Perché de sì, perché ho fatto fino a less than 1000, non 1000. Vai a rubare a casa dei ladri tu. Vuoi verificare che sono 1000? Allora usiamo il meccanismo che abbiamo visto e facciamo ls, scrivi. LS meno 1, cioè li mette tutti in colonna, spazio pipe, cioè l'output di LS lo mando dentro un contatore di... No, pipe è la riga verticale, dai. È quella che abbiamo visto l'altra volta. L'output di LS lo mettiamo dentro l'input di un altro comando che si chiama WC, spazio. Che non è quello che pensate voi, ma è word count, che conta le parole, però in realtà qua vogliamo contare le righe, quindi WC meno L. Invio. Sono 1000. Ma perché meno valle? Di WC? Perché word count, se no, conta le parole. Fate man WC e vedete. Facciamo. Sì. Allora, word line character and byte count. Questo prende un qualsiasi testo, per esempio, fai Q e fai WC senza meno L. Punto punto slash punto punto è la directory superiore, no? È quella immediatamente superiore. Readme R maiuscola tab. Invio. Allora vi dice sono cosa sono? 51 righe, 164 non so cosa, parole e 1600 caratteri? Forse sì. Fai man VC. No, scusami, no, se uno non fa niente, che cosa ritorna? The number of line, words and bytes. Sì. Ok, quindi lui conta le parole, conta le righe e conta. Ok. Adesso quello che vi voglio far capire qua è che vedete, per esempio, questa è una roba, se doveste creare 1000 file dal nulla in un'interfaccia grafica, già meno bene. Sì, ci abbiamo messo un po' qua perché sono un po' arrugginito con le questioni, però... In realtà così è molto facile, è ancora più facile rimuoverle tutte, questi file, no? Perché basta fare... Allora, ok, adesso qua, no, prima di rimuoverli facciamo un po' di altre considerazioni su quello che può fare la shell. Naturalmente while è uno dei possibili comandi. C'è anche un altro comando che è il for e permette per esempio di prendere tutti questi file. Allora, facciamo un'altra cosa. Cambiamo nome a tutti questi file. Vai, sei pronto? Sì, man, no, for f in spazio file asterisco. Allora, qui sto dicendo di prendere tutti i file che si chiamano file qualcosa. Ok? Questo si chiama globbing, cioè la possibilità di nominare le cose in un certo modo. Vedremo che questa cosa poi è molto utile anche in altri ambiti. Vai a capo. Do a capo di nuovo. Allora, adesso qua dobbiamo scrivere il nuovo nome, il nome in cui lo vogliamo cambiare, no?
e useremo un editor online, cioè useremo un affare a cui basta sparargli dentro il nome e lui fa dell'editing su questo. Questo sono comandi vecchi come il cucco, questo, eh? Allora, new name, qua mettiamo, questa è una variabile, uguale dollaro aperta parentesi echo spazio dollaro f. Il dollaro f è la nostra variabile f che assumerà ogni volta nomi diversi, spazio pipe. Allora, sed, questo è uno stream editor, sed, no, no, sed come ma latino, aperte virgolette, s slash file slash fufi slash chiuse virgolette chiusa parentesi. Ok, vai a capo mv dollaro f spazio dollaro new name. MV è un comando che è move, vuol dire sposta, ma in realtà vuol dire rinomina in questo caso. Ok? Invio don. Invio. Mazza, ma c'hai un computer lento, ci mette un sacco di tempo. A me lo fa proprio zuc fatto. Così non c'è gusto a fare tutti sti comandi. Eh? Troppo tempo, non va bene. Oh, e mo mi sta a fa preoccupare. Ma il for quando finisce? Quando finiscono i file. Qui si, il for si può fare qui perché abbiamo dei file che si chiamano file. Però mi sa che, non lo so, abbiamo sbagliato qualcosa. È permesso, grazie, ha finito ls, ecco, mo si chiamano tutti fuffi, andiamo bene. Ok, però se guardate dentro a ogni file, il file si chiama ancora file cat, file cat fuffi 599, ci avrà file 599. Ok, soprannome. Cosa? Questo fuffi 599 sarebbe il soprannome, perché poi il file comunque si chiama comunque. No, 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 no. Quello è il contenuto del file. Dentro il file c'è scritto file 599. Ok? Quello è un contenuto. Tu lo puoi aprire con, se lo apri con Atom, lì c'è scritto file 599. Quando tu fai cat, il comando cat ti elenca il file così com'è sul terminale. Capisci? Sì? No? Forse? Cioè, per esempio, se tu fai... Adesso questi file non sono molto significativi, però se tu fai cat spazio... punto punto readme r maiuscola, no, ok, lui ti fa tutto il file. Ok, adesso il problema è che per esempio siccome lui ha scorso tutto il file, invece di fare cat, oppure puoi fare cat in pipe punto punto slash readme. No, no, e no, prima no, prima devi mettere l'argomento di cat, no? Glielo devi far leggere. L'output di cat lo mandi in pipe all'S,
L'ESS, no, l'ESS è LESS, esiste perché esisteva una volta un comando che si chiama, esiste tuttora, il comando MORE. Se vuoi puoi usare MORE invece che l'ESS. Allora, siccome sono degli spiritosi, hanno fatto il comando LESS, che va bene. Tralascio le battute sullo spirito di patata dei programmatori. Vai avanti. Faccio. Invio. Ecco, vedete che lui adesso qua lo fa paginato. Cioè, qui potete andare avanti di riga in riga con l'invio. Oppure indietro potete fare up, u e andare a marcia indietro. Ok? Q e esci, sempre Q per uscire. Perché Q sta per quit. Ma la percentuale il dollaro? Dove sta la percentuale dollaro? Prima c'è che le abbiamo viste, ad esempio, quando abbiamo però eccoli. Ok, allora sì, ok, adesso parliamo di questo. Fai Ctrl C qua che se no c'è ricreati 1000 file. No, Incidentale. non ho io, solo per farlo visionare. Lo so, ma se tu premi invio qua lo rifà. No, Non premo un ma se devi uscire fai Ctrl C qui. Allora, per uscire da qualsiasi comando senza farlo, si fa Ctrl C. Ctrl C ammazza qualsiasi cosa. Sì. diceva così lo vediamo, ok. Ok. Adesso facciamo una bella cosa. Fai LS, scusa un attimo. Ci abbiamo ancora tutti i fuffi. Rimuoviamoli. Allora, se io voglio rimuovere tutti i fuffi, posso fare RM asterisco, che rimuove tutto quello che c'è in questa cartella. No, no, spazio asterisco. Aspetta, fermo. Questo, signori, non lo fate a casa. Questo rimuove qualsiasi cosa che c'è in quella cartella. Quindi, occhio. Vi conviene di solito fare, per esempio, noi vogliamo rimuovere solo i fuffi. Facciamo RM fuffi asterisco. E no. Ok, invio. Puff, pulizia totale. Non c'è più niente. Ok? Ma ha cancellato anche il file, cioè, i readme. No. Mi è nella cartella Il superiore. readme è nella cartella superiore. Ho fatto la cartella dei potacci apposta per questo, perché così non cancelliamo Ah, roba. Possiamo ok. fare qualsiasi cosa qua dentro. Comunque non lo avrebbe cancellato anche se fosse stato in questa cartella perché readme si chiama readme e non fuffi. Cioè No, sì, lui. la mia domanda infatti era, avrà funzionato o non avrà funzionato? Se c'era in questa cartella, avevamo messo in un'altra cartella. No, avrebbe funzionato, però perché rischiare? RM è un rasoio piuttosto affilato, non è come quelli che ci sono appunto, ma sei sicuro? E per la verità RM ha l'opzione meno I. Allora prova un attimo, fai echo ciao ridiretto dentro un file che si chiama ciao. No, no, superiore, ridiretto. Vuol dire scritto, l'output viene scritto in un file che si chiama ciao. Ok, va bene, sì, questo perché vuoi proprio. Ok, adesso fai rm-i ciao.txt. Ok, invio. Sei proprio sicuro? Cazzo, l'ho fatto il comando! No, scusa, non devo dire parolacce, mannaggia. E mi fate di parolacce, lo vedi come siete? Se uno, allora, questo tipo di interfaccia è fatto per i programmatori. Si suppone che i programmatori sappiano quello che stanno facendo. Se scrivono rm ciao txt, quello piglia e rimuove. E dopodiché, se no, non è fatto per le persone insicure. L'opzione meno i è per le
persone insicure. Se lo vuoi rimuovere? Che dici? Lo vuoi rimuovere o non lo vuoi rimuovere? Ok? Ancora? No, non te lo rimuove se non gli dici sì. Yes. Ah, dire yes? Certo. Capisci? Okay. A me mi dai nervi solo a pensare che c'è l'opzione. Ancora, quindi l'invio è ancora un sinonimo di insicurezza. Sì, ma il punto è che questa opzione non esisteva tempo fa, ce l'hanno messa adesso, dici, ma perché? Perché ormai siamo diventati tutti dei ciavattari. Bene. Allora, adesso guardiamo un po' di cose che abbiamo fatto e le abbiamo fatte en passant, eccetera, eccetera. Allora, la shell ha la possibilità di avere delle variabili di shell, ok? Che sono, sono parole qualsiasi. Scrivi, non c'è il focus, mi pare. Ecco, variabile uguale 23. Ok, vai, invio. Bene, adesso la questione è, per vederla, per vedere il valore di questa variabile, allora, ci sono vari modi, cioè uno è quello di fare il comando set, che ti fa vedere tutti gli insiemi di variabili settate. Siccome sono una montagna, voi non lo sapete, ma ci sono, vedrete che alla fine forse c'è variabile, alla fine. Invio. Ecco, sì. Ci sono tutte le variabili che abbiamo settato in questa shell, più le variabili che sono già settate, di cui parleremo dopo. Sono quelle cosiddette variabili d'ambiente. Ok? Allora, per esempio, io se faccio echo, adesso se la voglio richiamare questa variabile, devo metterci il dollaro davanti, dollaro variabile. Invio. Ok, questa variabile qua è, adesso vediamo, può darsi che mi smerdo da me stesso, è settata solo in questa shell. Se io adesso chiamo un'altra shell sopra questa, scrivi bash, adesso sto su una shell che è superiore alla shell, cioè che è stata fatta partire dall'altra shell, e fai echo dollaro variabile, non ci stanno più i comandi, dollaro variabile, invio, magico, non c'è più niente, perché la variabile è valida solo in quella inferiore. Adesso fai exit. Naturalmente c'è un modo per far sì che la variabile sia valida anche superiore, ed è quello di esportare la variabile. C'è un comando che è export spazio variabile, invio, adesso fai bash e vedrai che, spero, ecco dollaro variabile, e questa è esportata, cioè va nella shell che è stata chiamata, cioè nella shell che sta sopra alla shell, non sta in nessuna shell che sta sotto, come dici? Una sorta di variabile globale che posso richiamare da tutte le shell. Aspetta un attimo, adesso facciamo un'altra prova. Adesso stiamo in una shell sopra, ok? E scrivi export, che è come dire, invece che fare la variabile subito, dire variabile uguale, fai la crei e la esporti allo stesso tempo. Fai export fuffi uguale 24. Invio. Adesso facciamo partire un'altra shell e fai echo dollaro fuffi, qui c'è.
Ok, adesso fai Ctrl D. No, sì, esce, fai, puoi scrivere exit oppure fare Ctrl D come domodossola. Questo ti fa uscire da quella shell. Adesso rifai echo dollaro fuffi. Sì, e qui c'è. Adesso fai di nuovo Ctrl D e torniamo alla shell originale, echo dollaro fuffi. Qui non c'è, no? Perché è stata settata e esportata, sono tutte esportate verso l'alto, non sono esportate verso il basso. Sto usando le parole a cavolo, cioè sono nelle shell superiori, no? Che vengono Ma fatte partire. da così non si vede che apre una shell dentro un'altra shell, dentro un'altra shell, sembra sempre la stessa. Ok, allora come si fa a vedere una cosa del genere? C'è un comando, che è un altro comando utile, che è ps, che è la lista dei processi attivi su questa macchina. Ok? Ps è come postscriptum, però minuscolo. Se tu scrivi ps, lui ti dice tutti i processi. Ok, boh, sì, ti sta facendo vedere solo i tuoi. Ok? Però se tu adesso fai partire un'altra shell e fai ps, ecco, lui vedi, ti dice qua non si vede veramente bene, ma se fai ps meno f, mi pare, o meno f a x, prova. Sì? Abbiamo esagerato un po' troppo. Fai PS meno. Sì, qu qu queste sono le due shell che stanno una sopra l'altra. In realtà, ecco, sulla mia, quando faccio meno FX, mi fa vedere che sono fa il tabbing. Però tu stai su Mac, vero? Perché questi sono Sì. comandi che sono leggermente diversi. Mi sembra che qua sono. Vabbè, e qui vanno sempre più su e non ti fanno vedere che stai uno sopra l'altro. In realtà, Diverso del PID praticamente. sì. Allora, il PID è il process ID, è il numero di processo con le quali, per esempio, noi possiamo ammazzare dei comandi. Per esempio, potremmo suicidare questa bash, no? Facendo kill, che è un altro comando, spazio 16272 col suo PID. Ecco, adesso sembra che non sia successo niente, in realtà ci siamo ammazzati e abbiamo una shell di meno. Se tu fai PS, un cazzo, come non detto, scusatemi, pardon, perché non si è suicidato. Si vede che siamo troppo deboli. Allora, dobbiamo usare le maniere forti. Le maniere forti sono l'opzione meno 9. Allora, kill spazio meno 9, quello. Ecco, stavolta mi ha detto ok, basta, mi hai ucciso. Proviamo a fare PS. Effettivamente si è ucciso. Ok, beh, voi sapete che esiste dai tempi in memory per le console terminali esiste un gioco che si chiama Core Wars. Avete mai giocato a Core Io no. Wars? Allora, Core Wars consiste, si gioca in rete, pensa un po', ma negli anni 30, si gioca in rete. E sostanzialmente quello che si fa è si scrivono programmi che zappettano nella memoria dell'altro programma, cioè uno gioca uno contro l'altro e ti mettono dei buchi nella memoria e se tu ci caschi dentro sei morto. Vabbè, ok, lasciamo perdere. Potremmo fare dei tornei di Core Wars.
Bene. Il numero legato al processo, come si chiama? Il PID è quello che vedi che c'è, è quello che sta scritto sopra, è che è il process ID, è l'identificativo del processo. Cioè, adesso, per esempio, se noi ci mettessimo là e depunta e ammazzassimo il processo 8743, ammazzeremmo il terminale con il quale, cioè il programma emulatore di terminale, che in questo caso qua, come vedete, si chiama iTerm2, che è quello che sta servendo questa shell. Ok? Vabbè, ci sono maniere molto più graziose di uscire di scena, che è per esempio Ctrl D. Ctrl D di fatto fa un kill più tenero nei confronti della shell, però l'ammazza comunque. Ma per tenero cosa intende? Cioè fa un si Allora, assicura prima che sia. no, il punto è che poi non arriveremo a questo livello di programmazione software, però nella programmazione del software si può fare il catch, cioè il kill. In realtà il nome è così, è molto espressivo, però kill non significa ammazza. Kill significa manda un segnale, manda un interrupt sostanzialmente all'applicazione in questione. Ok? E si possono mandare interrupt di vario tipo. I tipi sono determinati dai numeri. Allora, per esempio, scusa, fai man kill. Tanto per. Allora, voi potete usare sia i nomi del segnale che i numeri del segnale. Allora, guarda le opzioni. Vai, fai, questo è un paginatore, quindi fai down, down, down. Ok, se vai ancora più giù ci sta l'elenco. Ok, questi sono gli elenchi dei segnali, questi sono quelli di base, in realtà ce ne stanno una montagna. Ok? Aspetta un attimo, torna su. Allora, guardate questi. Questo, allora, uno è legato a quando i terminali erano collegati a utenze telefoniche, quindi il kill meno 1 è quando si attaccava la cornetta. Kill meno 2 manda un interrupt, il control C di fatto manda un kill meno 2. Ok? Il kill meno 3 è quit, no? Allora, il kill meno 6 è abort. Allora, il punto qual è? È che per esempio dei programmi, quando ricevono questi segnali, possono fare delle cose. Ok? Possono decidere, per esempio, di chiudere i file che devono chiudere, eccetera, eccetera, e fare un'uscita, diciamo, graziosa. Se acchiappano questi segnali, perché altrimenti, se no, il default è che il programma muore e basta. Il 9 non è acchiappabile, infatti dice non catchable, nel senso che il 9 gli spari addosso col bazooka, anche se non vuole morire, muore. Qual è il punto? Per esempio, se il programma ha un file aperto, siccome le scritture e le letture dai file sono atomiche, mettiamo conto che si rompa il disco. E quindi il software non riesce a uscire fuori da una scrittura atomica del disco. Il programma in sé per sé si pianta. Voi spesso e volentieri vedete la roba che si pianta, no? Sta per aria e non muore. Se voi gli mandate, questo vale anche per qualsiasi programma grafico, se voi gli mandate un kill meno 9, quello muore. Ok? Non fa tutto il cleaning, tutta la pulizia che deve fare e muore. Punto e stop. Per dire Ok? una cosa, ma la RAM
usata, cioè la memoria usata. Che succede Sì. quando chiedi un processo? Così Allora, con il meno. questo fa parte del discorso che abbiamo fatto l'altra volta del multitasking. Quando viene fatto partire un processo, gli viene allocata una zona di RAM, di solito contigua, ok? In cui c'è da una parte il programma e dall'altra parte lo stack. Allora, lo stack, mo spiegare che cos'è lo stack è una cosa un po'. Cioè la domanda era abbastanza mirata la mia, diciamo, cioè, perché se fa tutto il processo di grading, se fai un interrupt particolare, che succede quando fai il kill? Cioè se senza che si mette a fare i disegnini No, no, era. tutte le risorse vengono restituite al sistema. Maestro. Ok, quindi fai il kill e alla fine Sì, tutto prego. quanto. Maestro, scusi, ma quindi quando ad esempio su un'interfaccia grafica si fa Alt F4, no? A che cosa corrisponderebbe a un Che kill? cos'è? No, Alt F4 non so, cioè le interfacce grafiche hanno tutti i loro standard, non so che cosa vuol dire Alt F4. Cioè è un comando Chiudi particolare? il processo che si sta eseguendo, solitamente Alt F4. Sicuro? Cioè, Cioè non lo so, te lo chiedo perché non lo so. Beh, probabilmente fa un kill di un qualche tipo. Non credo che faccia il meno 9, perché il meno 9, capite che il meno 9 non dà tempo al programma di fare nessun clean up. Cioè, no, ok, grazie mille. ma per esempio, voi cosa c'avete? La crocetta in alto per chiudere la finestra, no? Pronto? Di solito avete la crocetta da qualche parte per chiudere le finestre. Quelli fanno dei kill di vario tipo, cioè la crocetta semplicemente fa un kill sul processo sottostante. Capite? Allora, mo fai Q qui per Magari la favore. crocetta è un soft kill, invece No, no, ma è sicuro che è un soft kill, perché il problema. invece l'usata sarebbe un meno 9, tipo. Quale? Un'uscita forzata quando sia su Windows che su Mac che su Sì, Linux. di solito quando i programmi si piantano, che bisogna fare le uscite forzate, si fanno i kill meno 9 e appunto te lo chiedono, che lo devo proprio ammazzare, perché di solito l'uscita forzata lascia, perché un conto è il sistema operativo. Il sistema operativo si riprende tutta la RAM, tutto quanto, eccetera, eccetera, e non succede niente. Ma metti conto che il software stesse scrivendo un file con una configurazione, oppure stesse scrivendo. Adesso tutti i file grafici scrivono in continuazione nei registri, nei file di registro, nelle configurazioni per mantenere la no. Voi vi siete mai chiesto come mai il programma si riapre e sta nella stessa posizione di come si è chiuso? Come ha fatto? Oppure Chrome esplode e però lo riapri e c'ha tutte le pagine aperte. Perché Chrome si tiene una cache di tutte le cose che fa. Tra l'altro potete andare a vedere dove sta da qualche parte. Adesso voglio dire. Il problema è quando fai un kill meno 9, non gli dai tempo di fare niente, perché non può, cioè il software, insomma, serio, fatto bene, di solito ha un catch di tutti i segnali, in cui se gli viene dato un segnale di morire, lui fa delle cose prima di morire, fa testamento, pulisce, fa briga e dice. Il meno 9 non ti permette di fare nulla di tutto questo. Però, per esempio, adesso abbiamo visto che noi siamo su una bash superiore, no? Fai Q.
siamo su una base superiore. Adesso possiamo provare a fare kill meno 3. Meno 3 mi sembra che sia quit, no? Meno 2. Scusa, aspetta, rifai man. 3 quit meno 2 interrupt. Prova a fare kill meno 2. Perché kill meno 2 dovrebbe già ammazzarlo. 16, 2, 5, 7. Che sarebbe control C. Ah no, forse no, control C non l'ammazza perché il control C viene trappato, vedi, da Bash. Infatti non è ammazzato. Fai kill meno 3, che sarebbe control D forse. Non è morto. Cosa c'ha? Kill control meno 15 è term. Vai. Questo non muore mai salvo con. Ce l'ha tutti trappati. E Alarm Clock che cosa sarebbe? Beh, quello è quando tu fai un segnale che è temporizzato e che manda un segnale quando. Qui non sta morendo mai. Però scusa, fai questo comando. Questo è un comando proprio dentro alla shell, che è trap. Fai invio. Ok, non mi ricordo come funziona trap. È man trap, ammesso che esista. Questi sono tutti i comandi che sono dentro alla shell. Fai slash da qui, fai slash trap. Andiamo a vedere come funziona il comando trap. Invio, fai ancora N. N. Finito qua? E non mi dice niente? No, yes, no, bisogna dire di che cosa è No, ma vabbè, ma riferito. queste sono stupidaggini, ma io voglio sapere come si usa. Allora, scusa, devi fare questo. Q. Man bash. Naturalmente c'è la pagina di manuale di Bash che è lunga è come la Divina Commedia. Fai invio. Fai slash trap. N, due volte N. Ancora, vai. Ancora, qua, prima che ci arriviamo, ancora. Ancora, zio Bolide. Così sono Questi sono tutti i comandi, stiamo arrivandoci, ma siamo ancora lontani. Occhio, che mo' ci arriviamo, qua siamo, ancora. Eccolo, trap sig spec, sig spec. Trap is to be read and executed the command arg. Ok, va bene, funziona così. Guarda, fai Q. Adesso facciamo una trap in questa shell, per esempio col segnale 3. Ok? Trap, aperte virgolette, echo, ciao. Spero. Invio. Adesso fai kill meno 3 che ce l'hai là sopra, puoi tornare indietro. Magico! Magico. Cioè, sostanzialmente io gli mando un segnale, lui per quel segnale c'ha un qualcosa di settato. Gli puoi far fare qualsiasi cosa, gli puoi far creare una directory, no? E tu mandandogli quel segnale là, gli fai fare questa cosa, ok? Ma quindi io praticamente ho sovrascritto al segnale, cioè il meno 3 prima era quit, adesso invece c'ho l'eco ciao sul meno 3. No, il meno 3 è sempre quit come segnale, solo che per quel segnale lì abbiamo detto alla shell fai questo. Sostanzialmente io credo,
perché questo lo devo inferire da co cosa vedo, la shell trappa in realtà tutti i segnali senza fare niente, no? Un modo per trappare segnali senza fare niente è fare trappa, aperte virgolette, chiuse virgolette, 3, no? Vuol dire che tu l'acchiappi, non gli fai fare niente e non succede niente, cioè praticamente neutralizzi quel segnale. L'unico che non si può neutralizzare è il 9. Cioè, se tu provi a fare la stessa cosa adesso col 9, ok? Fai kill meno 9 di quello e moriamo bellamente. Ciao, Certo. fine della questione. Ok? Ok, ragazzi, sono gli ultimi minuti e vorrei farvi vedere alcune cose ancora che riguardano la shell. In realtà, come sempre, abbiamo fatto un quarto di quello che volevo fare, ma va bene così. L'importante è, poi vorrei lasciare dello spazio per le domande. Quello che vi voglio far vedere è, è che con la shell si possono scrivere dei piccoli programmi, perché tutti i comandi che si possono fare in linea così come li potete benissimo mettere dentro un file e questo file lo potete rendere eseguibile e diventa a tutti gli effetti un programma. Vi faccio vedere. Possiamo creare un file, maestro? Maestro, ci sarà lei. Atom, Atom. no, lei che cos'è? Don parroco di Faust. Atom poi. Atom ciao 5. XP, SH, che cosa. Niente, così, non voglio niente, non voglio sapere niente. Non lo vediamo però noi. Devo condividervi che cosa. Non ce l'hai, nel senso che no, lo devi fare nella condivisione. Dai, rapido, che voglio. Quando condividi, se tu ripremi sul televisore e prendi la tendina delle applicazioni, dovresti avere un'applicazione con Atom. Sì, no, il problema è che ce l'ho già aperto da un'altra parte e quindi mi volevo dividere le finestre. Ah, ma perché c'è la roba porno sopra, cioè. No, c'è cioè l'altro readme sull'altro schermo, proprio questo. Ok, ammazza doppia finestra, figherrimo. Ok. Allora, qui puoi scrivere eco. No, facciamo una roba x uguale 0, quello che abbiamo fatto. X uguale 0, punto e virgola, while, aperta quadra, spazio, aperta quadra, no, spazio dopo il while, dollaro x meno lt, facciamo 5, va, punto e virgola, vai a capo, no, vai a capo col duva. Vai, no, senza punto e virgola, là, tab, eco dollaro ciao, no, scusami, eco ciao, spazio n puntato dollaro x, Ne puntato così, dici? no, col punto. Puntato così. Dollaro x a capo done. Senza la il tab. Senza il tab. Sì, diciamo che va bene così. Salva. No, in realtà sì, facciamo che va bene così. Ok, ls. Ok, adesso facciamo del magico che spiegherò dopo, che serve per rendere eseguibile questo programma. È chmod spazio.
più x spazio ciao 5. Ok, invio. Ok, punto slash ciao 5, che vuol dire esegui ciao 5 che sta in questa directory, invio. Control X, control C. Scusami, mi dimentico sempre un pezzo. Allora, alla riga 4, no, alla riga no, a 3 devi aggiungere una riga che è let, bisogna incrementare la x, se no andiamo per cicorie. Let spazio x uguale dollaro x più 1. Ok, no, non ci va il punto e virgola. Salva. Punto e virgola ci va qua. No, no, il hmod non serve più, non serve più niente, puoi rieseguirlo. Ok. Ok, è un comando stupido, ma vi potete immaginare, cioè vi potete fare tutti i comandi che volete, che fanno collezioni di comandi, eccetera, eccetera. Quindi non ha bisogno dell'estensione .sh? Assolutamente no. Questa storia delle estensioni è arrivata col DOS e deve finire, nel senso che il software non ha bisogno di estensioni, era solo il DOS che c'era bisogno di estensioni. Però la gente, mette le estensioni per come dici? Forse lo devi accennare agli altri, io ho detto così come se non lo sapesse scontato il punto SH, bla bla bla. No, è che generalmente si mette il punto SH per dire che questo è un bash shell eseguibile, cioè per dire che questo è un comando scritto nel linguaggio bash shell. Però la bash non c'ha bisogno di la bash, nel momento in cui questo comando è eseguibile e dentro ha dei comandi bash, li esegue, punto. Ok? La prossima volta spiegheremo meglio la questione dell'eseguibilità o della non eseguibilità, perché dobbiamo spiegare gli attributi dei file. Adesso facciamo che condividi? Condivido e le do il potere. Il potere. Adesso il potere sta a voi e nelle vostre domande. Avete domande da porci? Io rimango alla fine, Riccardo. Magari se ha, non lo so, qualche link o qualcosa di utile per studiare in maniera più approfondita, allora, la shell, tutti i comandi, oltre allora, a queste lezioni. Cioè, sì. Lo cerco al volo. Ce ne stanno miliardi di tutorial sulla shell, eccetera, eccetera. In generale, giusto per avere qualcosa, sì, facendo un paragone abbastanza da prendere con le pinze, qualcosa come il CSUN Floss Manual, però con la shell. Beh, allora intanto c'è una voce di Wikipedia, interfaccia riga di comando, che penso che, da quello che vedo, mi pare che stia, che funzioni proprio sulla guardate, ce ne stanno una montagna. Se cercate aspetta, ve lo metto qua. Tipo bash tutorial, command line interface, e cose di questo tipo ne trovate a tonnellate. Non c'ho nulla di. Beh, per esempio c'è questa della W3 Schools, questa qua, che dovrebbe essere, c'è tutta la storia, questo usa persino il DOS, per cui poi però passa subito a Linux, perché dice vabbè. Ah, ci sono pure quelli di Windows, DOS Help, figo, c'è tutto, ma allora siamo a cavallo. Vabbè,
però non c'è invece bash. No, ma su, per esempio, aspetta. Vediamo un po'. Aspetta, lo condivido qua. Lo guardo insieme a voi perché non è che ho Bash Tutorial qua. Ho trovato mando il link in Vediamo un po', tutorial card, queste sono tutte abbastanza porcherie. Vediamo un po' se c'è qualcosa che... Boh, forse questo. Scripting tutorial for beginners. qui. La madonna. Cosa c'hai? Questo può essere utile. Sì, ma insomma, ecco, Diciamo poi se alla posso fine sono dire di questa roba qua ce n'è veramente a cariolate. magari un'altra cosa utile è, se non siete riusciti a installare di qua di là, ci stanno come quello che ho mandato in chat. Dei cosi online, delle shell bash online, senza installare niente, scrivete i programmini e lo provate lì, trovate tutti. Sì, devo dire che appunto sulla documentazione c'è solo il problema di levare il rumore di fondo, che purtroppo è quello che... Non ho nulla di particolarmente preferenziale. L'unica cosa è che vi consiglio di fare, se vi volete un po' esercitare, appunto, è di cacciare fuori una shell. E fare roba, cioè io ci vivo dentro le shell, quindi Che suona anche un po' poetico, vivo dentro le conchiglie. vivo dentro le conchiglie e lì rimango. Bene, altre domande? Mi preoccupate quando fate così, vuol dire che Ma la mia domanda è la stessa di prima, cioè che non è chiarissimo la funzione del dollaro e della percentuale, cioè in realtà sì, il dollaro io so per esperienza pratica che si usa quando si mandano le variabili e vanno definite intere, prime o cose del genere, e la percentuale mi sembra che riscali, cioè arrivato a un certo punto, però non le ho chiarissime queste due funzioni. No, allora, però sono due cose diverse. Dunque, c'è, aspetta, adesso prendo io, va? Facciamo più rapidamente così. Vediamo dove sto. Sto qua. Ecco, qui era la prova che avevo fatto. Ci vedete? Devo ingrandire? Un pochino, grazie. Così, come sa. E allora, qua esiste il comando printf, che è un formattatore di testo. Questo è l'equivalente del printf in C, è stato copiato da quello. Per cui, per esempio, se io prendo il primo argomento è una riga di formato, cioè che mi dice come è fatto il formato, e questa riga di formato c'ha tutta una sua sintassi sulla quale possiamo passarci un'intera lezione. Per esempio, se io scrivo per cento 0 qua, è questo per cento a cui ti riferisci, Luca? Ecco, Sì. questo qua gli sto semplicemente dicendo che se io gli metto il numero 23 qua. Lui, ecco, adesso non ci ho messo il backslash n, per cui backslash n è il ritorno a capo. Ok,
lui me l'ho formatta in un certo modo, cioè quattro numeri, quattro digit decimali, no? E di cui ed è zero paddato, per cui se io ci metto 1023, lui mi scrive 1023 senza zero paddare, ok? Però in generale mi mette almeno quattro cifre, perché se io per esempio faccio così, lui espande. Chiaro, Luca? Sì, chiaro, ok. Ok, adesso naturalmente questo è solo uno dei possibili formati. Se io per esempio metto 1,618033 bla 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 bla, e questo è un numero in virgola mobile, e ci metto che è 20 cifre, di cui 18 dopo la virgola, ecco. Oh, perché? Ah no, perché non ho messo F, perché devo farlo in floating point. Lui me lo fa in questo modo, cioè me lo Ah, ho capito. formatta in questo modo. Naturalmente potrei scrivere, adesso facciamo 0,22 cifre. Ok, e ci mette zero padding di due cifre. Ok, se io poi ci sono altre cose. Se io metto un meno, questo me lo allinea, boh, a destra, ah no, me lo allinea a sinistra. Se io non lo metto il meno, lui me lo allinea a destra. Questi sono tutti gli spazi. Se io qua ci metto delle virgolette, che devo mettere col backslash perché le virgolette ci sono già. Vedete che la stringa completa ha due spazi all'inizio, siccome non è zero paddato, questo ha due spazi all'inizio e poi c'ha tutto il numero. È chiaro? Sì, è chiaro. Sostanzialmente cambio il formato e lo faccio Ok, quell'operazione. questo è quello che fa il carattere per cento all'interno della stringa printf. Printf è un programma in questo caso, no? Sta qui. Programma viene dal C che si utilizza per Ah no, è una funzioni. shell built-in di Bash. Sì, è sostanzialmente il riporto, e printf ormai è talmente usato dappertutto che è usato, tutti i linguaggi hanno il loro printf. Ok? E anche la shell ha il suo printf, che è questa cosa qua. Questo è un conto. Altro conto è il dollaro, perché il dollaro è il modo di richiamare la variabile. Appunto, facciamo XXX 23, e io per sapere quanto vale questa variabile, devo mettergli un dollaro davanti, perché se faccio echo XXX mi stampa XXX naturalmente. No, il dollaro che sta qui a sinistra, dici? Questo è la variabile, cioè questo si chiama il prompt, ok? Ed è una variabile, allora non abbiamo parlato delle variabili d'ambiente, però è una variabile già esistente, è questa variabile qua, PS1, che è fatta così. Allora, backslash h vuol dire qualcosa, backslash w vuol dire qualcos'altro, no? Questa è fatta così la mia, ma per esempio potrei riscriverla. Adesso prendo un'altra shell, no? E potrei riscriverla. Scrivo PS1 è uguale a evviva Francesco Ferracuti for President, e non ce la può fare, vero? E invece sì, diventa il mio prompt, e tra l'altro non ci ho messo lo spazio dopo il dollaro, per cui non mi ha, quindi qui, capisci?
Comunque io ho capito, ho definito una variabile con eco dollaro il nome della variabile, cioè ha richiamato la variabile, quindi senza per Esatto. richiamare Adesso la c'ho sto brillante prompt e non posso, cioè lo devo, che sta solo dentro questa shell, però siccome se ammazzo questa shell mi uccido me stesso, allora lo rimetto a come era prima, no? Che era backslash h, mi sembra, backslash w doppio dollaro spazio, mi pare. Perché backslash h vuol dire la mia home e backslash w è l'ultima directory nella quale mi trovo, che questo è un modo facile per non dover fare pwd e sapere dove mi trovo in continuazione, capito? So che sto in questa directory, bene così. Capite? Ok, chiarissimo. Altre domande? Va bene, allora se tutto a posto, basta, possiamo chiudere qua le nostre lezioni di fondamenti di informatica, perché se è tutto chiaro siamo pronti per andare. Ok, bene ragazzi, ci rincontreremo martedì prossimo. Va bene, grazie mille maestro. Grazie Ah, mille. Grazie scusate, volevo dirvi una cosa. Aspetta, prima che andate via tutti. Vabbè, Giulio è già andato, va bene. Registrazione la sto parte, sì. Chi è stata? Ah La no. registrazione. No, grazie.